tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno e buon primo maggio a tutti. Come giustamente la festa dei lavoratori, sì, noi invece siamo qua a lavorare. A lavorare, però il nostro è un lavoro però, che ci diverte tanto. Brava, perché noi siamo, è una battuta di un comico e quindi la ripeto, noi siamo come i ginecologi. Ecco. Praticamente noi lavoriamo dove tutti gli altri si divertono. È una stupidata, però non vale per le donne perché sarebbe calza un po'... Calza a pennello, però, ecco. Però, no, a parte gli scherzi, è bello essere con voi anche in questo primo maggio, è bello essere con voi tutti i giorni ed è bello essere con voi sempre, perché so che ci volete tanto bene, sì, so che noi... E voi sapete che noi ve lo vogliamo, perché noi amiamo molto il pubblico, soprattutto il pubblico... Da tanti anni, Luciano, ma da quanti anni facciamo televisione? Non è ieri, è no, ieri l'altro, saranno mi sembra, 26, no? 26, 27 ecco, anni. Quindi, sì, senza contare il quello che abbiamo amore per che il avevo, pubblico che avevo fatto prima io. Certo, si certo, va, si va indietro. Ma non è che siamo indietro, nati lì. E adesso voglio andare in vacanza. No, questi sono simpaticissimi, perché quando arriva il primo maggio effettivamente c'è già tanta voglia di andare in giro. E soprattutto di andare magari al mare eccetera. Allora Omar Lambertini e Gianni Durdi insieme hanno fatto questa simpaticissima canzone che voglio andare in vacanza, ecco. Poi alla fine credo che vadano a Budrio, quindi praticamente dove abitano loro, però in ogni caso Omar Lambertini, Gianni Durdi, voglio andare in vacanza. Eh sì. Tu hai bisogno di staccare un po' da questa vita incasinata che non si può. Comincia a immaginare i mari caldi del sud con le mulatte nude sulle spiagge laggiù. E allora fai programmi con la fantasia e sogni ad occhi aperti di volare via. Voglio andare in vacanza, così smaltisco la panza. Non è questione di cuore, basta fare l'amore, non contare le ore. Voglio andare in vacanza, sento l'età che avanza. Potrei andare in crociera con la bella straniera che mi graffia la schiena. Adesso la patente ormai io sono grande, le donne sono sempre il mio pensiero costante. E allora fai programmi con la fantasia e sogna ad occhi aperti di volare via. Voglio andare in vacanza, così smaltisco la panza. Non è questione di cuore, basta fare l'amore, non contare le ore. Voglio andare in vacanza, sento l'età che avanza. Potrei andare in crociera con la bella straniera che mi raffia la schiena. Dai Ibiza alle Maldive, da Rimini a Dubai, stiamo bene attenti a non finire nei guai. Dai Ibiza alle Maldive, da Rimini a Dubai, stiamo bene attenti a non finire nei guai. Voglio andare, sento l'età che avanza, potrei andare in crociera con la bella straniera che mi raffia la schiena. Io voglio andare, sì, io voglio andare in vacanza, così smaltisco la panza. Io voglio andare, sì, io voglio andare in vacanza.
Revival VIP, vediamo un po' per questo primo maggio che cosa ha preparato la nostra redazione. Un artista sofisticato, Giorgio Gaber. Giorgio Gaber, grandioso. La libertà, vita originale del 1971. La libertà, oggi, la libertà e partecipazione. Oggi vi proponiamo una delle canzoni più belle e famose sicuramente di Giorgio Gaber, La libertà. La canzone in questione fa parte dell'album Fai finta di essere sani ed è un brano scritto per lo spettacolo teatrale Dialogo tra un impiegato e un non so. Spettacolo che riscosse un grande successo con ben 350 repliche. La libertà è la canzone manifesto della poetica di Giorgio Gaber, in quanto riassume il concetto delle sue canzoni, del suo modo di intendere la vita, la musica, la politica e il teatro. In questo brano esprime cosa sia la libertà e come questa sia connaturata all'uomo e al suo vivere in società. Giorgio Gaber ha scritto delle bellissime canzoni. Io pensate che quando ho scritto la mia prima canzone mi sono ispirato a una canzone di Giorgio Gaber che era Non arrossire quando ti guardo. Sì. Pensate che, vabbè, che bello, vedi, tra però il giurassico e il paleolitico. Sì. E andiamo nel 1971 e vai così, Revival V. E vai. Volare. Dopo anni di oppressione siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Perché io sono troppo libero. Libero come un uomo. Un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Dovrei essere libero, libero come un uomo. Andiamo, allora, Luciano. Noi andiamo in vacanza anche noi, andiamo, però Lucid, noi andiamo in vacanza sul serio con questa canzone. Lì ci sono stato tante volte in quest'isola meravigliosa, un posto straordinario. Quando poi invece per esempio andiamo a Mykonos e ci andiamo in crociera, è molto bella, ma non vediamo mai la parte della spiaggia perché rimane dalla parte di là. Io invece ho avuto la fortuna anche di stare anche sulla spiaggia. Belle spiagge di Mykonos. Sì, belle davvero. Lo faremo. Ho scritto questa canzone, sta avendo tutte le nostre serate, la seguiamo sempre con grande successo perché è un bel ballabile, si chiama appunto Mykonos. Quelle notti a Mykonos non potrò scordare mai. Vento tra i capelli ed un mare blu. Mi dicevi Sagapo, sei l'amore, sei di più. Gocce d'acqua e perle sul tuo corpo ed io non potrò scordare mai quella luce, quella luna, la tua pelle porcellana. Eri una sirena, non riesco ancora a credere
mi manchi tu, il mio amore amico. Mentre andavo via da te, rivedevo il tuo bel viso, e dietro a quella lacrima piangevo anch'io. Vorrei tornare a Mykonos, chissà se ti rivedrò. E chissà se mai ci ritornerò. Non potrò scordare mai quella luce, quella luna, la tua pelle porcellana. Cambierò o non cambierò? Ma penso di no, ma non ti conviene cambiare. Io mi cambio, cioè, a volte si dice mi vado a cambiare, speriamo di guadagnarci qualcosa. Vabbè, in ogni caso, cambierò, in questo caso ce la fa ascoltare l'amico di questa bella orchestra del Centro Italia che è Gianfranco Foscoli. Quante cose ho fatto nella vita non lo so, sento più lavori di fortuna, quante donne nuove ho conosciuto non lo so, troppe volte ho detto tornerò, ho girato il mondo ricercando quello che mi sembrava solo un'illusione, mentre io pensavo non c'è niente più per me, improvvisamente ho visto. Poi voler cercavo te, cambierò,
Serafino Sette Vite, che non vende un'enciclopedia ormai da tanti anni. Ma però, poi dico, ma vai in un pub, ci prova, ma dove va? È perché va al pub, a vendere enciclopedie. Vabbè, comunque c'ha un interlocutore molto simpatico, andiamo a vedere. Serafino Sette Vite, che poi è lui, è Cristiano Chesi. Andiamo a vedere. Ciao Luciano, ciao Paola e bentornati all'Alchemist Club di Empoli. Guardate, oggi vi assicuro che ho chiuso tutte le porte. Sicuramente quel Serafino non si farà vivo. Ma chi è? Ma chi è? Eccomi qua! Lei mi fa venire, non lo so neanche io. Serafino Sette Vite dell'Enciclopedia Quattro Gatti, l'enciclopedia che tutti vogliono avere perché di cultura non c'è rimasto un cane. Oggi parliamo dei cinesi. Sì, i cinesi. I cinesi sono 1,5 miliardi di persone. Metà sono in Cina. E l'altra metà? A Prato. E poi i cinesi non parlano bene l'italiano, lo sa questo? È naturale, se sono cinesi, non è che l'italiano viene così. È scritto nel mio DVD, non parlo bene l'italiano. Se lei dice a un cinese che in Italia abbiamo le elezioni tutti gli anni, il cinese le risponde che lui le elezioni ce l'ha tutte le mattine. Per dire, capito? Senta, guardi, io Luciano non so che si è fatto di male avere una persona così in mezzo, ma che colpa abbiamo noi? Ascolti me, la domanda di oggi è: ma se la muraglia cinese è la cosa più imponente che hanno fatto i cinesi, che divide la Cina in due, nord e sud, ma perché Bossi non se ne va in Cina? Perché? Che ne so io, perché se ci andasse, la mattina si sveglierebbe, vedrebbe il muro, sarebbe contento e smetterebbe di rompere le scatole a noi. Un saluto graffiante da Serafino Sette Vite dell'enciclopedia Quattro Gatti. La vuoi comprare? No. Il DVD? Neanche per sogno. Torno. Vada via. Torno. E adesso arriva Paola Belloni, dice come arriva? È lì, è sempre lì. E qua? Questa è una canzone che ho scritto per farla cantare a Paola. Sì. E che devo dire, poi l'hanno, è un bel ballare, che l'hanno cantata quasi tutte le cantanti. Più di me, perché devo dire che la interpretano toscane, sempre. Loro. L'hanno cantata tutte, sì. Davvero. Hanno chiesto le basi, le cose, insomma, le partiture, eccetera. Certo. L'hanno cantata tutte le cantanti delle orchestre, quasi tutte le cantanti delle orchestre toscane. Con molta gioia. Canzone si chiama Portami via. In questo caso ce la canta lei, l'unica. La versione originale, diciamo che quella almeno è l'originale. Come dicevano in Scandinavia, the one and only. E poi tutto cambierà quando mi lasci sola. Non resisto più se non ci sei tu. Sarò dolce e dolce.
E adesso è arrivato il momento di salutarci, ma sì, prima di salutarvi vi dobbiamo dire qual è la canzone che ha vinto la vostra grazie più ai votata. Vostri voti. Grazie ai vostri voti, la canzone più votata del mese di aprile. Sono felicissimo di questa cosa perché a voi avete scelto una canzone e un video molto bello e molto simpatico, sì, e lei è bella, è brava ed è simpatica. È Anna Maria Allegretti. Ama. E la canzone che è più votata del mese di aprile è bye, bye Bye. E con questa noi vi salutiamo e noi proprio. Salutiamo anche noi, diciamo bye bye, ci vediamo domani con un'altra settimana che inizierà domani di ritornelli. Di nuovo buon primo maggio a tutti. Ascoltiamoci un pezzettino di Bye Bye, che è la canzone regina, e noi ci vediamo domani. Non mancate, ritornelli ciao a tutti. È con voi. Ciao. 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 Scusa, ora devo andare, non ho tempo di spiegare. Ho un aereo che parte dal cuore che ancora non sa dove deve andare. Scusa, ma se vuoi godere, nella vita devi osare. Lascia quella valigia sul letto, dimentica tutto, ricorda il tuo cuore. Senza quello non puoi andare. Quanti ritornelli